una conviviale tra gli autori di tutte le attività che si svolgono a Murata Gigotti, parco verde cittadino ufficialmente di proprietà del Comune dell'Aquila e gestito dalla Proloco di Coppito. Un banchetto di 160 persone che a vario titolo animano la struttura a disposizione della collettività. Un complesso tanto amato dai bambini che da 4 anni frequentano il campo estivo, ma anche dai più grandi che seguono corsi e svolgono le più diverse attività all'interno del complesso. Dalle sarte che hanno realizzato gli abiti del gruppo storico della Proloco che ha sfilato alla perdonanza celestiniana, ai membri del gruppo di protezione civile della Proloco di Coppito, ma ancora scuola di canto e di recitazione, una convenzione con l'Atletica L'Aquila, solo per citare alcune delle tante iniziative di carattere sociale, sportivo, artistico e culturale che all'interno della Murata rappresentano una vera ricchezza per la comunità e per il territorio. Una bella serata alla Murata Gigotti, devo dire, si mangia benissimo, potrebbero aprire un ristorante. Al di là degli scherzi, una bella serata per festeggiare l'imminente arrivo dell'autunno, ma soprattutto il fatto che da 3 giorni la Murata Gigotti è definitivamente, ufficialmente, delle cittadine e dei cittadini dell'Aquila. Un sogno durato anni e anni che si concretizza, sarà il piccolissimo Central Park di Coppito, piccolissimo non tanto, sono 8 ettari, verrà reso sempre più bello. Il prossimo obiettivo, se mai la famiglia Ianni fosse d'accordo, sarà anche quello di acquistare l'edificio. E credo che stia diventando un grande fenomeno sociale. L'importante è che qui possano entrare tutte le associazioni, ci si possono trovare, ma soprattutto i giovani, i giovanissimi. Adesso faremo subito i lavori per sistemare la murata, per sistemare anche qui dentro un progetto vero di sistemazione al verde. Credo che sia un bellissimo risultato. Festeggiamo anche che lo faremo probabilmente alle 99 cannelle, che è diventata la nostra proprietà definitivamente, anche il Parco delle Acque, quell'area sopra le 99 cannelle, che sarà credo un'area splendida, più piccola di questa, ma veramente molto bella. C'è da recuperare la conceria, sarà un posto splendido, perché voi immaginate che affaccia sia sulle 99 cannelle sia il borgo e dall'altro lato Oroio. Sono davvero contento, stiamo vedendo di aprire altre strutture simili, centri sociali in tutte le frazioni. Veniamo adesso dall'aver inaugurata quella di San Giacomo, perché credo sia fondamentale che le persone si possano ritrovare alla fine di una giornata, oppure gli anziani, oppure i ragazzi, per fare quello che è il senso di una comunità, vivere insieme. Tra le iniziative della Proloco di Coppito, a breve sarà presentato un libro che ho realizzato insieme al mio collega storico Francesco Marrella sulla figura di Rizziero Fantini. Rizziero Fantini, anarchico di Coppito, emigrato negli Stati Uniti negli anni 20, amico di Sacco e Vanzetti. Rientrato in Italia durante il fascismo, passato nelle file del Partito Comunista e fucilato dai tedeschi a Forte Bravetta a Roma, una delle prime vittime della resistenza romana. Quindi una figura molto importante di livello nazionale, anche conosciuto fuori d'Italia, alla quale Coppito ha voluto dedicare insomma un ricordo attraverso questo studio. Il volume verrà presentato qui alla Proloco di Coppito fra qualche giorno, e io mi permetterò anche di risollevare una vecchia idea,
quella di dedicare il parco della Murata Gigotti, recentemente riacquisito dall'amministrazione comunale, alla figura di Rizziero Fantini. Siamo stati invitati qui questa sera dal Prologo, che raccoglie un po' tutte le associazioni che durante l'anno hanno svolto delle attività all'interno di Murata Gigotti. Noi siamo stati impegnati qui con alcune manifestazioni, in particolare con quella invernale di Corsa Campestre, dove abbiamo organizzato il trofeo delle gazzelle, trofeo Arrigo Leone, il memoriale Alessandro Frastani De Ridis, lo abbiamo dedicato a tutte le scuole medie della città e del comprensorio. Tra l'altro abbiamo stretto una collaborazione ultimamente proprio con la Prologo, nel senso che come Atletica L'Aquila apriremo qui una sezione di atletica leggera, in particolare è un centro di avviamento allo sport che sarà finalizzato appunto all'allenamento, al training dei bambini che vanno dai 5 all'avviamento allo sport, dei bambini che vanno dai 5 ai 14 anni. E siamo abbastanza contenti soprattutto di farlo in questo posto che veramente raccoglie un bacino di utenza notevole, se consideriamo anche tutte le attività che si fanno durante l'anno, a partire da quella dei centri estivi che raccoglie veramente tanti bambini. E per cui ci aspettiamo anche molto da questo, siamo onorati di avviare questo discorso con la Prologo, perché ci troviamo veramente tra amici. E poi c'è questo parco meraviglioso che veramente può essere anche sfruttato in questo senso, sia per l'attività della corsa campestre, ma anche per l'attività appunto dei bambini che qui ospiteremo per questi centri giovanili. Noi con l'associazione Tre Angeli per la Vita collaboriamo tramite una convenzione alla riuscita di questo progetto molto utile per la città. Dai primi di ottobre sarà attiva appunto questa convenzione tra l'associazione Tre Angeli per la Vita e Murata Gigotti, per cui noi appunto di questa associazione vogliamo estendere il progetto anche nella zona ovest dell'Aquila, per poter permettere a tutti i cittadini di usufruire di un progetto appunto che prevede la prevenzione sul territorio. Per questo volevo dire un grande grazie a Murata Gigotti e al presidente Marina Marinucci, grazie. Io mi occupo del coro dei bambini di Voci Bianche e siamo alle porte dell'inizio del nuovo anno di attività. Infatti venerdì farò le audizioni per i bambini nuovi e la settimana prossima cominceremo con le prove del coro. Spero che i bambini siano tanti e si possa ripetere la bella esperienza dell'anno scorso, sia quella di Natale che quella della rassegna di cori che è stata fatta proprio qui a Murata Gigotti. Con l'occasione ringrazio vivamente Murata Gigotti, la presidentessa Marina Marinucci, che mi permettono di svolgere questa attività, che è una cosa che a me piace tantissimo e spero di poter continuare avendo la possibilità di insegnare ai bambini quello che so fare meglio. Ringrazio la Prologo di Coppito che mi ha invitato. Io come direttore della Corale L'Aquila mi sento in dovere di ringraziarli, perché ormai già da dopo il terremoto ci ospitano per le prove e quant'altro, e così noi, per quanto ci concerne, collaboriamo ogni qualvolta organizzano qualche evento al quale possiamo partecipare. Una bellissima iniziativa quella della Prologo di Coppito, è veramente un gioiello in questo paese che purtroppo è stato distrutto dal terremoto,
raccoglie tutti i ragazzi che nel campo scuola estivo vogliono partecipare e fanno delle bellissime iniziative. Noi abbiamo contribuito con la fornitura di inerti, abbiamo un'azienda che si occupa di forniture di inerti, siamo stati felicissimi di contribuire per questa iniziativa insieme a tutte le altre associazioni che danno una mano per far sì che questa Prologo sia un punto di riferimento importante per tutto il territorio aquilano. Mi occupo del centro estivo di Murata Gigotti, mi sono occupata quest'estate, quest'anno abbiamo avuto circa 320 iscrizioni con una presenza giornaliera intorno ai 200 bambini. Stiamo già preparando per quest'altro anno. È la protezione civile di Coppito, si occupa principalmente di sostenere tutte le attività che fa la Prologo e ci occupiamo poi del mantenimento della tenda qui che c'è nell'interno di Murata Gigotti e partecipiamo a varie manifestazioni che ci richiede sia il comune sia la regione. Yeah.